Penso appunto che sia un argomento molto interessante che ci godremo volentieri. Grazie a tutti. Ringrazio il professor Serioli per questa presentazione che mi introduce egregiamente al tema che devo trattare questa sera, la figura di Ulisse fra Omero e Dante. Dico subito che i due poli di questa trattazione, appunto Omero e Dante, sono decisamente trattati qui in maniera asimmetrica, dando una prevalenza netta, nettissima all'Ulisse dantesco piuttosto che all'Ulisse omerico, il quale rimarrà sempre nel sottofondo, ma quasi come una realtà scontata, perché per quanto la cosa possa sembrare paradossale a chi non è addetto ai lavori, però la distanza mentale, la distanza culturale che ci separa dall'Ulisse dantesco, che è stato ideato circa 700 anni fa, è decisamente superiore a quella che ci separa dall'Ulisse omerico, il quale ha 2000 inverni sulle spalle più dell'Ulisse dantesco. L'Odissea, non sappiamo quando è stata scritta, sappiamo però che circolò moltissimo oralmente nel mondo greco, fra gli Aedi, però possiamo grosso modo far risalire l'ideazione e la prima tradizione dell'Odissea a circa l'VIII secolo avanti Cristo. Quindi ci sono parecchi anni, insomma, che ci separano dall'Ulisse omerico. Eppure la distanza culturale, la distanza concettuale è minore. Così non faremo propriamente un commento al canto 26esimo dell'Inferno in cui è trattata la figura di Ulisse. Leggeremo integralmente questo canto, l'occasione non potrà sfuggire, ci si soffermerà in alcuni luoghi di questo canto, ma non può essere un vero e proprio commento, anche perché già così io purtroppo vi prometto che non sarò breve e metterò a dura prova la vostra pazienza. È il mio mestiere da 30 anni quello di non essere breve e mettere a dura prova la pazienza dei miei studenti, però vedo che qualcuno tutto sommato ci ha preso bene, quindi andiamo. Ok, cominciamo con qualche cenno soprattutto per chi tra di voi sia letto la Divina Commedia oppure l'ha trattata alla scuola superiore, però non è più così fresco di studi. Vediamo qualche cenno di topografia morale dell'inferno, cioè dov'è Ulisse all'inferno di Dante. L'avete presente questo gigantesco imbuto nato dallo sprofondare di Lucifero dopo la caduta, dopo la ribellione a Dio? Lucifero sprofonda nelle viscere della terra e crea questo gigantesco imbuto che è l'inferno. Al fondo dell'imbuto c'è lui e lì Maciulla, Bruto, Cassio, ecco, Giuda, che sono i peccatori più peccatori che la storia ricordi. E poi, nelle varie zone dell'inferno, sono distribuiti i peccatori secondo una tipologia di peccati che Dante stesso ci illustra nell'undicesimo canto dell'inferno. Tre sono, grosso modo, le categorie di peccati. C'è la prima categoria, quella più in alto, quindi quella meno grave, la categoria degli incontinenti, cioè di tutti coloro che usano male di un istinto, di una pulsione che in sé è buona, è stata instillata da Dio nel cuore dell'uomo. Quindi, ecco, però loro lo hanno usato male, quindi si trovano all'inferno. Però in fondo è il peccato meno grave, quindi li troveremo i lussuriosi, troveremo i golosi, troveremo gli iracondi, ira, lussuria, gola, troveremo anche gli accidiosi. Sono i vizi capitali, ma legati all'incontinenza, cioè al non riuscire a contenere, a trattenere queste pulsioni. Poi c'è un secondo stadio, più giù, quindi più grave, la violenza, violenza contro gli altri, violenza contro Dio, anzi, chiedo scusa, violenza contro se stessi, poi violenza contro Dio, cioè i bestemmiatori,
Questi sono più gravi, perché sono peccati che intenzionalmente tendono a fare del male agli altri. Ma la terza specie di peccato, la più grave di tutte, è quella che fa uso della facoltà principe che Dio ha dato all'uomo, cioè l'intelligenza, che è il dono migliore, dopo la grazia si intende, che Dio ha fatto all'uomo. Coloro che usano male l'intelligenza, quindi sostanzialmente i fraudolenti, sono sistemati nella parte inferiore dell'inferno. E poi, ancora distinta, i fraudolenti nei confronti di chi non si fida e i fraudolenti, questi sono i peggiori, nei confronti di chi si fida. Chi si fidava in tutto di Giuda viene da Giuda tradito. Chi si fidava in tutto di Bruto e Cassio, cioè Giulio Cesare, viene da loro tradito. Ecco, questa è la topografia morale dell'inferno. Ulisse dove si trova? Si trova in quel cerchio molto ampio, perché è diviso in varie borse, Dante le chiama bolge, che sono, immaginateli come avvallamenti del terreno, che poi possono essere valicati anche tramite ponti. Ecco, Ulisse si trova in questo ottavo cerchio, ottava bolgia, dove sono puniti i consiglieri fraudolenti, cioè coloro che hanno dato dei consigli per danneggiare altri. Badate bene, non per danneggiare la persona a cui è rivolto quel consiglio, ma per danneggiare dei terzi. Facciamo un esempio subito su Ulisse. Ulisse è legato alla storia, lo sapete, del cavallo di Troia, cioè questo cavallo che deve servire per espugnare la città di Troia. Ora, il consiglio era stato dato non ai troiani, ma ai greci. Quindi i consiglieri fraudolenti sono quelli che danno consigli a una seconda persona per fare danno a una terza persona. Questa questione tornerà verso la fine, per questo ho tenuto a precisarla fin dall'inizio. Va bene, il contenuto sommariamente del canto, così si può possiamo metterci in sintonia anche per chi non è fresco di studi su questo argomento. Dante arriva nell'ottava bolgia, ha appena trascorso quella dei ladri, e infatti i primi versi del canto vedremo che sono ancora proiettati nel canto precedente sui ladri. Vede una sterminata marea di fiamme nel buio dell'inferno, una sterminata marea di fiamme sotto di sé, come in una vallata, poi farà un bellissimo paragone che leggeremo. In ognuna di queste fiamme è punito un consigliere fraudolento. Virgilio, come al solito, il compagno e la guida di Dante, spiega a Dante chi sono, chi è punito, quale specie di peccati e tutto il resto. E poi Ulisse, Dante, sì, chiede di parlare con quella fiamma che è biforcuta. È una fiamma, si distingue dalle altre perché è biforcuta. Chiede di parlare con quella. In quella vengono racchiusi Ulisse e il suo compagno Diomede, il quale non dirà una parola durante tutto il canto, ma la cui presenza ha un suo significato. Bene, Ulisse non parla del suo peccato, lo diciamo subito, non parla del suo peccato, ma parla di quel momento cruciale che ha segnato per sempre il suo destino. Il momento in cui, dopo tutte le peregrinazioni di cui sappiamo nell'Odissea, e lo anticipo, di cui Dante sapeva qualcosa sì, ma non poi tanto, ecco, Ulisse, dopo tutte queste peregrinazioni, si rimette in mare e va dove non avrebbe dovuto andare. Parlava prima il professor Serioli del senso del limite, ecco, Ulisse non ha questo senso del limite, quindi va oltre quelle colonne d'Ercole famose, il traguardo oltre il quale nessun uomo poteva andare, e fa sostanzialmente il giro della terra fino ad andare agli antipodi di Gerusalemme, dove, se ricordate la cosmologia dantesca, si ergeva quella montagna gigantesca, quella colossale montagna alta quanto nessun'altra montagna è visibile sulla terra, che è il Purgatorio. Lì però nessun uomo mortale può andare, salvo un permesso speciale di Dio che appunto Dante avrà. E così, così succede quello che deve succedere. Implacabile, diciamo, fredda se vogliamo, ma vedremo che poi ha tutta una sua logica, la vendetta di Dio, anzi la punizione di Dio, non chiamiamola vendetta,
la punizione di Dio si abbatte sugli angeli. Un turbine che parte proprio da quella montagna, solleva la prua della nave, poi la inabissa, e il mare, si conclude così il canto, finché il mare fu sopra noi richiuso. Ecco, questo per inquadrare il contenuto del canto. Ma cominciamo adesso con ordine dopo questa non brevissima premessa, vedete che comincio bene con la questione della brevità. Dovremmo dare una rispolveratina alle nostre conoscenze sull'Odissea, a meno che non possa, non mi diate licenza di saltarle come già note. Ditemi voi, metto gli occhiali così. Che faccio? Direi di ripassare qualcosa. Ripassiamo Gianfranco? Ripassiamo Gianfranco, ok. Allora, gli episodi principali dell'Odissea. Gli episodi principali dell'Odissea sono tanti, ma direi, prima sentiamo la lettura del proemio dell'Odissea, i primi versi dell'Odissea che ci danno l'argomento del poema. Dell'uomo versatile e scaltro che andò vagando tanto a lungo, dopo che ebbe distrutto la sacra roccaforte di Troia. Egli vide le città di molti uomini e ne conobbe i costumi. Soffrì molte traversie in mare, cercando di salvare la sua vita e il ritorno dei compagni. Ma neppure così i compagni li salvò, sebbene lo desiderasse e lo volesse. Morirono per le loro colpe e follie quegli insensati che mangiavano i buoi del sole interiore, e il Dio gli tolse il ritorno. Tali gente, dille anche a noi, o dea figlia di Zeus, partendo da un punto qualunque. Brevissimo proemio, inquadratura del poema. Uomo versatile. Allora, dicevamo, le vicende principali sono legate al suo opera. Le vicende principali partono dalla guerra di Troia, il periodo storico della guerra di Troia, circa forse 1250 a.C. Che poi lui racconterà al re Alcino nella terra dei Feaci, sono imprese di viaggio soprattutto, imprese di viaggio che riguardano luoghi mai visti dagli uomini, per la maggior parte. Che cosa ricordate? Ciclope, Polifemo, ricordate le sirene, ricordate Scilla e Cariddi, ricordate Circe, la maga, presso la quale si trattiene un anno, ben un anno. Poi, cosa ricordate? Ancora altre creature mostruose, le strigoni, antropofagi erano. Tra questi episodi Polifemo è particolarmente importante, perché sarà quello che attirerà l'accecamento di Polifemo. Da una parte è uno degli episodi in cui maggiormente si vede l'astuzia di Odisseo, dall'altro però è quello che gli attirerà addosso l'ira divina, quell'ira che lo porterà appunto a peregrinare per mare per tanti anni. Quindi tutte queste vicende, molto importante anche l'accesso al mondo dell'oltretomba. Per la verità non entrerà Odisseo, però rimarrà alle soglie per consultare quell'indovino di Resi, e noi leggeremo poi un brano di questa profezia, il quale Tiresia profetizzerà a Odisseo tutto quanto gli dovrà capitare in seguito. Poi, ultima parte dell'Odissea, il ritorno in patria, ricorderete, quei pretendenti chiamati con quel nome che suona sinistro in italiano, proci, che però tale deve rimanere. Questi pretendenti, preferisco chiamarli così perché i miei alunni ridono sempre, cosa volete faccia.
che insediavano la moglie Penelope, e qui si stupiscono perché insediassero la moglie Penelope, ma è che loro cambiano una consonante, abbiate pazienza. E, niente, comunque insidiano la moglie Penelope e Odisseo mette in atto la sua vendetta, aiutato dal figlio Telemaco, eccetera. L'Odissea poi sostanzialmente si conclude con la strage dei pretendenti e poi con, perché l'ultimo libro, il 24esimo dell'Odissea, è tutto dedito alla riappacificazione, alla ricomposizione dei contrasti che ovviamente si erano creati. Ok? Ecco, noi di Odisseo, noi oggi, uomini del 2000, conosciamo Odisseo, Ulisse, va bene, la stessa cosa, tramite l'Odissea. Qualcosa lo accennava già il professore prima, qualcosa anche tramite l'Iliade. Nell'Iliade Ulisse non ha una grande parte, però in alcuni episodi compare, soprattutto compare come, più che come guerriero, compare come uomo astuto, uomo versatile, come appunto si diceva nel proemio dell'Odissea, Politropon usa Omero, colui che, letteralmente tradotto questo termine, vuol dire colui che si volge da molti lati, colui che ha tante sfaccettature, Politropon. Quindi un uomo dalla grande facilità di parola, l'uomo dalla grande abilità diplomatica, l'uomo di astuzia, anche uomo di guerra, se volete, ma non più di tanto. Va bene. Nell'Iliade, per la prima volta però, viene associato a quel Diomede che ritroviamo nell'Odissea. In un'impresa, aveva ben detto il professore. Mi sentite ancora? Tutto bene? Ecco. Come aveva detto il professore, in impresa, assieme a Diomede, è una spedizione notturna, anche un po' vigliacca perché ammazzano un sacco di gente nel sonno, però per carpire delle informazioni. Infatti trovano un tal Dolone, al quale promettono l'impunità se rivelerà tutto. Lui rivela tutto e poi lo ammazzano naturalmente. Per questa impresa viene associato a Diomede. Ma Ulisse compare anche nell'Eneide di Virgilio, qui tutt'altro poema, tutt'altra epoca, primo secolo avanti Cristo, rievoca le vicende di Enea che è uscito da Troia, sapete, viene a fondare nel Lazio quella che sarà l'antenata poi di Roma, quindi una nuova stirpe, così. Ecco, dove trova spazio Ulisse nell'Eneide? Nel secondo libro, dove Enea, a banchetto con Didone, rievoca la distruzione di Troia, che non viene narrata, probabilmente lo ricorderete, né nell'Iliade né nell'Odissea. La distruzione di Troia, e lì Ulisse, per la verità, una figura un po' di sottofondo, però la sua presenza è chiara dietro quella trama del famoso cavallo di legno, per cui aprono una breccia nella città, portano dentro il cavallo di legno di notte, escono. La ricordate la vicenda, vero? Ecco, quindi mi risparmiamo. Perfetto. Nell'Eneide però c'è un altro episodio che comparirà qui con Dante, il furto del Palladio, questo forse è un po' meno noto. Il Palladio era una statua della dea Atena conservata sulla rocca di Troia, la roccaforte, la quale garantiva la invulnerabilità, l'imprendibilità, l'invincibilità della città di Troia. Finché quel Palladio rimaneva là, Troia non avrebbe potuto essere espugnata. Quindi bisognava portarla via. Chi se ne incarica? Ulisse e Diomede, un'altra volta. Beh, vanno, la portano via. Ok? Ecco, Ulisse nell'Eneide ha principalmente questo ruolo. Poi di Ulisse parlano parecchi autori antichi che man mano verremo poi ancora a sviscerare. Quale immagine emerge di Ulisse dai poemi classici? Iliade, Odissea soprattutto, e Enea. Astuto, abbiamo già detto, ingannatore, abilissimo parlatore. Altra qualità che non abbiamo ancora visto, paziente. Politlas, dice Omero in greco, cioè colui che sopporta molto, colui che ha sopportato molto, colui che ha l'autocontrollo, colui che... Quando, per esempio, la profezia di Tiresia, la sentiremo fra un po',
dirà: attenzione, astenetevi dall'uccidere, dal mangiare i buoi del sole. I suoi compagni tutti cedono alla fame, lui no. E lui solo infatti ritornerà in patria. Quindi Politolas, colui che si trattiene, colui che viene svillaneggiato, viene insultato dai pretendenti, ma lui sopporta, manda giù in silenzio, perché verrà il momento della vendetta. Un uomo anche molto affezionato alla sua famiglia e alla sua terra. Per quanto questo sia possibile nella mentalità greca, una mentalità essenzialmente poligama. Quindi lui viveva con questa ninfa Calipso come se fossero marito e moglie. L'anno in cui è rimasto con la maga Circe vivevano come fossero marito e moglie, ma questo non turbava la sensibilità greca. L'importante era che volesse raggiungere la sposa legittima, e questo è il chiodo fisso di Ulisse nell'Odissea. Ma nel contempo una pulsione, diciamo, divergente, centrifuga, nel contempo è curioso di vedere il mondo. Quando si trova di fronte all'antro di Polifemo, entriamo? Sì, dicono i compagni, entriamo, portiamo via i formaggi che sono là appesi a stagionare e andiamocene. No, Odisseo attende il ritorno, perché vuol vedere chi è, vuol vedere che razza di uomo è, se sono uomini che hanno le leggi, se sono uomini che mangiano pane. E male gliene incorse, perché, come ricorderete, Polifemo si mangiò alcuni dei suoi compagni. E ultima caratteristica, geloso, gelosissimo della sua umanità. Forse questo viene poco tenuto presente. La ninfa Calipso prometteva a Odisseo l'immortalità, che era il massimo a cui potesse aspirare un uomo di allora. Odisseo la rifiuta. Piuttosto essere un uomo mortale, ma ritornare a casa dalla moglie, Odisseo bravava a tornare a casa dalla sua mogliettina, vedi? Contento lui. Rifiuta quindi l'immortalità ed è contemporaneamente immune ai filtri di Circe, la quale invece, se ricordate, aveva trasformato tutti i suoi compagni in animali. Poi Odisseo li recupererà. Bene, queste sono le caratteristiche che noi possiamo oggi individuare di Odisseo. Ma Dante cosa sapeva di tutto questo? Ecco, questo è il punto. Dante